uno dei simboli della ricchezza di un comune è la sua cattedrale. E proprio nei secoli in cui si sviluppano i comuni, si diffondono due nuovi stili architettonici legati agli edifici religiosi, il romanico e il gotico. In particolare, l'architettura gotica si affermò tra il XII e il XIII secolo ed è l'espressione della fiorente vita urbana. Le cattedrali, monumenti dalle dimensioni gigantesche che si innalzano al di sopra di tutti gli altri edifici, erano il simbolo in pietra della fede e contemporaneamente dell'orgoglio cittadino. Poiché la loro costruzione poteva durare decine di anni, esse necessitavano di una cospicua disponibilità di denaro e di manodopera. Numerose erano le figure che prestavano la loro manodopera nell'edificazione della cattedrale, utilizzando pietra, sabbia, calce, legno, vetro, oltre a compassi, livelle, fili a piombo, aste per misurare, eccetera. Il capomastro era il responsabile dei lavori. Egli riuniva in sé competenze tecniche e matematiche. Era infatti fondamentale conoscere la geometria e sapere eseguire calcoli complessi, insieme a una spiccata sensibilità artistica. Particolarmente importanti erano gli scalpellini, che usavano scalpelli e martelli per modellare statue, capitelli e fregi ornamentali. C'erano poi i carpentieri che lavoravano il legno per le coperture, archi, finestre. I tagliapietre tagliavano la pietra destinata a finestre, stipiti ed archi. E infine i trasportatori che occupavano la posizione più bassa della gerarchia. Ma vediamo alcuni elementi caratteristici della cattedrale. Per controbilanciare le spinte delle volte altissime che premendo sui muri esterni rischiavano di farli crollare, vennero edificati dei sostegni ad arco chiamati archi rampanti che scaricano il peso delle volte sui contrafforti. I contrafforti contrastano quindi la spinta laterale di archi e volte. Alte finestre si aprivano sulle facciate. Erano le bifore o le trifore, doppia e tripla apertura, divise da una colonnina o da un pilastrino, sempre allungate verso l'alto. Gli archi ogivali, cioè a sesto acuto, sono formati da due curve di cerchio che si incontrano nel punto più alto. L'apertura di finestroni, in altro, oltre a permettere l'ingresso della luce, rendeva possibile alleggerire la struttura dei muri. Queste aperture venivano poi impreziosite da vetrate colorate, raffiguranti per lo più scene tratte da racconti biblici, che diffondevano all'interno fasci di luce colorata. Solitamente, sull'asse della navata centrale, veniva posta una grande finestra circolare, anch'essa policroma, detta rosone. Le cripte erano cappelle sotterranee dove venivano custodite le reliquie dei santi. Colonne e pilastri culminavano nelle nervature della volta a crociera. Per delineare le fondamenta, l'area di scavo veniva delimitata con corde e pali. Infine, le logge erano capanne di legno che ospitavano le botteghe degli artigiani. Come avete visto, la costruzione di una cattedrale coinvolgeva decine e decine, se non centinaia di persone. Era quindi il segno della grandezza del comune e nello stesso tempo della fede dei suoi abitanti.